Shepard. C'è qualche problema? Sì. Ora che sei qui, però, parlarne mi riesce più difficile. Ti senti male? Se vuoi, chiamo il dottore. No, no. Però credo c'entri qualcosa. La mia mortalità mi ha fatto pensare a molte cose. Un tempo avevo una famiglia. Ho ancora un figlio. Si chiama Colliott. Non lo vedo da molto tempo. Quanto è passato dall'ultima volta che gli hai parlato? 10 anni. Mi ha mostrato i suoi compiti e mi ha chiesto se potevamo fare il ballo volante. Quando era piccolo lo facevamo spesso. Che tipo di ballo è? Controllo i miei contatti su Extranet in attesa di aggiornamenti sul mio prossimo bersaglio. Il terminale scopre una musica antica, fuori moda. Colliott corre nella stanza gridando: ehi papà! Mi gira intorno in cerchio. Io lo prendo in braccio, lo lancio in aria. Lui ride e grida: fammi girare. Poi suona il terminale, lo metto giù. Apro il messaggio. Papà mi chiama, tirandomi la manica. Devo leggere. Gli rispondo. Non lo guardo neanche. È successo loro qualcosa? Li ho abbandonati. Oh, non all'improvviso. Niente di drammatico. Non sono scappato nella notte. Non me ne sono andato sbattendo la porta. Solo ho fatto il mio lavoro. Ho cacciato e ucciso per tutta la galassia. Via per affari, raccontava mia moglie alla gente. Ero sempre via per affari. Non me ne avevi mai parlato prima. Perché ora? Quando mia moglie ha abbandonato il suo corpo, io mi sono occupato della cosa. Ho lasciato Colliott alle cure dei suoi zii e zie. Da allora non l'ho più visto e non gli ho più parlato. Non è la decisione che mi sarei aspettato. Perché non l'hai cresciuto tu? Il mio corpo è dotato dell'abilità di togliere la vita. Gli Anar l'hanno affinata. Non ne ho molte altre. Non volevo quella vita per Colliott. Speravo che avrebbe trovato la sua via. Se doveva odiarmi, che così fosse. Non avremmo condiviso la via del peccato. Ho usato i miei contatti per rintracciare Colliott. È diventato scollegato. Fa ciò che gli dice il suo corpo. Spiegati un po' meglio. Scollegato. Il corpo non è il nostro vero io. L'anima lo è. Il corpo e l'anima si fondono insieme per creare una persona. Quando l'anima è indebolita dalla paura o dalla disperazione, quando il corpo è malato o ferito, l'individuo è scollegato, non è più intero. E dove l'ha portato il suo corpo? Sulla cittadella. Non so esattamente dove. So solo che è arrivato lì e che ha contattato il capo dei criminali della stazione. È stato assoldato per uccidere un uomo. Vorrei che tu mi aiutassi a fermarlo. Non si assolda un principiante per un omicidio su commissione. Temo che qualcuno abbia riconosciuto il nome e pensato che avesse ereditato le mie abilità. Non so perché abbia accettato l'incarico. Per essere più vicino a te, forse? Questo pensiero mi perseguita più di ogni altro. Forse ha usato il tuo nome per farsi assoldare. È possibile, ma non credo. Non mi sembra possibile. Il mio nome non ne ha rispetto. Tain, io non ho i tuoi contatti, né le tue abilità di cacciatore. Perché ti serve il mio aiuto per farlo? Non mi serve il tuo aiuto, lo voglio. L'ultima volta che ho visto mio figlio, hanno avvolto il corpo di lei in viticci marini, appesantendolo con delle pietre. Lui cerca di divincolarsi da me. La chiama. Gli Anar la sollevano sulla piattaforma. Cantano come delle campane. La fiamma si è spenta solo per accendersi di nuovo. Lui implora di non portarla via. Poi lasciano scivolare il suo corpo nel fuoco. Lui mi colpisce. Non lasciarglielo fare. Fermami. Perché non... Piove. Piove sempre su Kage. Gocce calde scendono sulle sue guance. Non volevo farti rivivere tutto questo. Memoria perfetta. A volte è un fardello. Cosa l'ha convinto ad andare sulla cittadella? Anni fa avevo preparato un pacco per lui. Una reliquia della mia vita spesanale. Avevo chiesto a dei banchieri Volus di conservarla e consegnargliela alla mia morte. L'ha avuto in anticipo. Non so come sia successo. Nel periodo in cui è morta sua madre,
Ho svolto alcuni lavoretti sulla cittadella. Forse è per questo che si è recato lì. Raggiungeremo la cittadella il prima possibile. Grazie, Shepard. Se avrai bisogno di me, sarò qui a meditare. Sì? Il mio socio sta cercando suo figlio. Riteniamo che un criminale del posto possa averlo assoldato. Dovrebbe essere facile. Non si vedono molti Drell da queste parti. Ecco qui. Recentemente uno dei miei uomini ha riferito di un Drell. Stava parlando con Topo. Interessante. Topo? Un delinquente da poco. Probabilmente non è quello che ha assoldato il tuo ragazzo, ma un messaggero. Era un topo dei condotti e fa commissioni per chiunque lo paghi. In che genere di guai si è cacciato, Topo? Strani lavori per gente losca. I topi dei condotti fanno di tutto per sopravvivere. Furto di dati, ricettazioni di merci rubate, vendita di personalità IV illegali. Ora che ci penso, ne stava proprio vendendo una delle tue. Mia? Già. Quando si cancella un file, dice «Ho eliminato dati come te sulla via dei veri errori». Tuttavia, contiene diversi bug. Va in crash dopo mezz'ora. Il messaggio di errore spiega come la galassia sia in pericolo e come tu debba risolvere il problema di persona. Perché lo chiamano Topo? Topo dei condotti. È gergo del posto per indicare i ragazzi poveri della stazione. Quando sono piccoli, vanno a giocare nei condotti di ventilazione, dove gli adulti non possono seguirli. I condotti non sono pericolosi? Ogni tanto estraiamo un corpicino dai condotti. Lacerato dalle ventole, morto per la caduta, soffocato dall'esposizione al vuoto. E questi sono i casi di cui siamo a conoscenza. Altri scompaiono nel nulla. Forse vengono risucchiati nello spazio. Forse cadono nelle vasche proteiche gestite dai custodi. Topo è sopravvissuto abbastanza a lungo da non poter più entrare nei condotti. Era uno dei più furbi, o dei più fortunati. Ho sentito abbastanza. In genere Topo si trova di sopra, fuori dal Dark Star. Lavora a un terminale pubblico. Quando gli parlerai potresti utilizzare una copia della IV di Shepard. Sembra che il tuo ragazzo bazzichi con le persone sbagliate. Già, concordo. Se Topo non potrà metterti direttamente in contatto con tuo figlio, saprà chi può farlo. Se avrai bisogno ti aiuterò. Lei non ci conosce, capitano. Perché farebbe tanto per aiutarci? Ho lavorato a Zakera per 2 anni. Ogni giorno i ragazzi si danno al crimine perché non hanno altra scelta. Perché ai loro genitori non importa. Voi state cercando di salvare il vostro. Affronterà un duro cammino. Faremmo meglio a sbrigarci, allora. Non gli hai detto che Colliat intende assassinare qualcuno? È un poliziotto. Proverebbe a fermare Colliat e uno dei due potrebbe morire. Non voglio che succeda. Sì, certo. Posso procurartene 2 casse entro stasera. Sei tu, Topo? Cosa vuole... Oh, merda. Krios. Pensavo che fossi in pensione. Comandante Shepard, credevo che fossi morto. Cosa vuoi da me? Non agitarti, Topo. Potrei cambiarti i pantaloni tra un minuto. Come mai conosci Tain? Krios, non te la... Oh... Se non te l'ha detto lui, non lo farò io. Quando ho sentito il nome, non ho pensato che potesse trattarsi dello stesso topo. Era un mio contatto sulla cittadella quando ero attivo. Lui e altri bambini raccoglievano informazioni sui miei bersagli. Mettevi in pericolo dei bambini usandoli come spie? I bambini, i poveri. Nella mia lingua il termine esatto è Dralafa, gli invisibili. Sono ovunque e vedono tutto, eppure nessuno li vede. Hai passato a un altro Drell delle istruzioni per un omicidio. Chi è il bersaglio? Io non lo so, non l'ho chiesto. La gente per cui lavoro può farmi sparire nel nulla. Vorrei aiutarti, Krios. Sei sempre stato buono con noi, ma non morirò per te. Ascolta, tu conosci Tain. Non te lo chiederebbe se non fosse importante. Fallo per lui. Vorrei farlo. È sempre stato gentile con noi. Ma questa gente non è gentile, Krios. Nessuno saprà che hai parlato con noi. Topo, giuro che non verrà fatto il tuo nome. D'accordo, d'accordo. È venuto qui con quell'ologramma che avevi girato tu. Ha detto che cercava lavoro. Ho smosso i tuoi vecchi contatti per cercare un possibile cliente. Il tizio che si è offerto di assoldarlo è Elias Kelam. Un'altra cosa. Quella IV di Shepard che vendi.
Oh merda, ascolta, senti, tu eri morto. Era del tutto legale creare una tua ID. Dammene una copia e siamo pari. Cosa? Voglio dire, certo, sì, assolutamente. Mi spiace per tutto. Perché tu lo sappia, sono 3 Volus ad aggiornarla continuamente. Parlami di Kelam. Umano, si è trasferito sulla cittadella circa 10 anni fa. Non era nessuno ai tuoi tempi, Krios. Ha fatto fortuna dopo l'attacco dei Geth. Molti dei pezzi grossi di allora erano morti, tutti nei loro splendidi appartamenti del Presidium. Ora gestisce lui il racket dei livelli inferiori dell'agglomerato. Shinakiba è molto pericoloso. Ti sei appena risparmiato parecchio dolore, ragazzo. Sì, certo. Quando Kelam scoprirà che cosa ho fatto, avrò le ore contate. E l'unica cosa che posso fare è nascondermi. Krios, se sei ancora mio amico, uccidi Kelam prima di andartene. Non deve essere stato facile. Topo ne sapeva più di Colliat sulla mia vita. Mi guarda sorridendo, stentato e con le ginocchia graffiate, i piedi nudi e sporchi. Mi guarda senza un futuro. Venera i miseri doni che gli porto. All'epoca ero l'unica cosa buona che avesse, ma poi l'ho abbandonato, così come ho fatto con Colliat. Topo ha detto che avevi un suo ologramma. Sì, uno sciocco sentimentalismo. Ricordo perfettamente ogni momento trascorso con Topo. Mi tira una manica, sorride. Vuole assicurarsi che io mi ricordi di lui, che qualcuno si ricorderà di lui. Riprendo l'ologramma. Lui sorride di fronte alla sua miniatura nel mio palmo. Poi aggrotta le sopracciglia. Mi controlla le tasche, cercando altri ologrammi. Dov'è tuo figlio, Krios? Mi chiede. Non fartene una colpa. Se non lo faccio io, chi lo farà? Dobbiamo accettare le conseguenze delle nostre decisioni, Shepard. Tu più di tutti dovresti. Quei videogiochi erotici Asari Anar che vendono a Shinakiba sono davvero disgustosi. Sì? Possiamo parlare del figlio del mio socio? Hai parlato con Topo? Hai scoperto il nome del tipo per cui lavora? Elias Kelam. Kelam, merda. Ascolta, è imbarazzante. Kelam e io abbiamo un accordo. Lui non causa troppi problemi e compra i biglietti per il ballo di beneficenza dell'SSC da me. In cambio io lo ignoro. Lui la paga. Prima era ansioso di aiutarci e ora è troppo sconveniente? Ho detto che vi avrei aiutato. È solo che se non faccio attenzione ci saranno delle conseguenze. Lui e io ci lasciamo spazio. Mantiene la pace. Dirò ad alcuni dei miei di andare a prenderlo e portarlo in una stanza privata. Potrei interrogarlo di persona. Io resterò in disparte. Con un po' di fortuna, Kelam penserà che non ho niente a che fare con questo. Lo porti qui. Potremmo non avere molto tempo. Ci penso io. Aspetta qui. Abbiamo trovato Kelam. Dia Bailey che siamo pronti. Si aspetterà che lo tiri fuori dai guai? Non oggi, credo. Capitano, c'è il suo avvocato. Commetto che Elias ha impostato la sua EV in modo che lo avvisi se un agente SSC si avvicina nel raggio di 10 metri. Guadagnerò tempo. Entra e fai alla svelta. Dovremmo interrogarlo insieme, fargli pressione. Qualche piano per avvicinarlo? Convincilo che gli pianteremo un proiettile in testa se non parla. Quando sarà abbastanza spaventato, coopererà. Molto bene. Fingeremo di essere pronti a freddarlo. Non possiamo calcare troppo la mano, però. Abbiamo bisogno delle informazioni, più che di un cadavere.
Mi liberi, Bailey. Le sembra il caso di portarmi qui in queste condizioni? E chi diavolo siete? Bailey non c'entra niente con tutto questo. Vogliamo solo qualche risposta, in modo ufficioso. Come no? Ufficioso? In una sala degli interrogatori dell'SSC. Hai assunto un assassino. Chi vuoi morto? Voglio il mio avvocato. A quanto pare non ti sei accorto che noi non siamo dell'SSC. Niente accordi, niente processo, niente avvocato. E questo dovrebbe spaventarmi. Voi due siete fuori di testa. Bailey non vi permetterà di toccarmi. Bailey non sa che sei qui, ma lo saprà dopo che avremo finito. Calum, tu non sei l'unico che può comprare la SSC. Cosa sei, Rospo? Il suo difensore? Senti, credi di estorcermi una confessione per noia? Non sei nulla. Dai, colpiscimi. Ti sfido. No, eh? Lo sapevo che non avevi le palle. Pensaci bene, Elias. Io voglio catturare l'assassino, non te. Perché vuoi esporti al posto suo? Voi volete che io confessi di aver commissionato l'omicidio di qualcuno? Mi prendete per stupido? Dammi il nome e me ne andrò. Non mi vedrai mai più. Non ho motivo di crederti. Elias, se fossi tu il nostro bersaglio, ti avremmo già piantato un proiettile in testa. Qui stiamo perdendo tempo. Bailey non può tenere a freno il suo avvocato ancora a lungo. Abbiamo finito? Ho delle persone da vedere. Ho esaurito la pazienza. Dammi un nome o ti taglio le palle e le vendo a un Krogan. Va bene, ma smettila! Non ne vale la pena. Joram Talit, un Turian in corsa elettorale per l'agglomerato di Zakera. Si impiccia con onesti uomini d'affari e io lo fermerò. Dove e quando? Il suo appartamento, gli 800 blocchi. Ti conviene sbrigarti, se... Cosa sta succedendo? Si allontani dal mio cliente. Tu ti sei preso gioco di me. È stato un piacere chiacchierare con te, Elias. Grazie dell'aiuto. Non finisce qui. Ottimo lavoro. Aspetta, hai avuto quel che volevi. Chi mi ha tradito? Immagino che avrai qualcosa a cui pensare durante il tuo soggiorno qui, vero? Lo scoprirò. E appena avrò un nome... Elias, come tuo avvocato, ti consiglio di chiudere il becco. Dov'eri fino a 5 minuti fa? Bloccato nel traffico. Qual è la storia? Perché Calum ha assunto il ragazzo? Omicidio. Un Turian di nome Joram Talid. Lo conosce? Joram? Sì. Forse hai visto i suoi manifesti in giro. Promette di porre fine al crimine organizzato nell'agglomerato. Il fatto è che il suo messaggio si perde in discorsi di politica delle specie. Lui è un antiumano. Le cose vanno così male che le persone possono dichiararsi apertamente antiumane? Prima della battaglia per la cittadella, la popolazione aliena ci considerava dei violenti venuti su dal nulla. Guarda cos'è successo da allora. Una flotta umana che sorveglia la stazione da mesi. L'SSC è piena di umani. Anderson fa il possibile. Ma certa gente vive sulla stazione fin da prima che gli umani avessero le navi spaziali. Lo vedono come un colpo di stato. Se la maggioranza vota per lui, che la cosa ti piaccia o no, è così che funziona il sistema. Gran bell'ideale, Shepard. Sergente, mi procuri una pattuglia. Questi due devono raggiungere gli 800 blocchi. Sì, signore. Eccolo. Come vuoi gestire la cosa? Segui Talid sulle passerelle di servizio. Dimmi cosa fa. La sua guardia del corpo Krogan lo renderà più facile da seguire. Tu dove sarai? Nell'angolo più scuro con la visuale migliore. Amon Kira, signore dei cacciatori, concedimi una mano ferma, una mira precisa e dei piedi svelti. E se dovesse capitare il peggio, concedimi il tuo perdono. È stato bello parlare con voi.
Spero che verrete tutti il giorno dell'elezione. Puoi contarci? Fai vedere agli umani che non possono fare sempre come pare al... Lo tengo sott'occhio, Tain. Sta parlando con degli elettori. Ricevuto. Sei in posizione? Sì. È stato bello parlare con voi. Spero che verrete tutti il giorno dell'elezione. Sta parlando con un altro elettore. Nessun segno di Goliath. No. Cambio posizione. Mi porto davanti a lui. È stato bello parlare con voi. Spero che verrete tutti il giorno dell'elezione. Ce l'ho. Puoi aggiornarmi sulla situazione? Una delle sue guardie parla con il barista. Sembra... Bersaglio in vista. Ehi! Tu chi sei? Cosa ci fai lì dietro? Sono del Consiglio di Salute e Sicurezza della Cittadella. Ci hanno segnalato la presenza di parassiti in questa zona. Cosa? Non starai dicendo sul serio? Come hai fatto a entrare qui? Se non avessi avuto l'autorizzazione, come avrei fatto a entrare? Vedi altre porte? C'è la passerella del... Non importa, passa. Passa e basta, d'accordo? Grazie. Sì, ma non farti vedere dal mio capo. Goliath! Tain! Ho visto. Si dirige all'appartamento di Tali. Goliath! Questo è uno scherzo. Adesso, arrivi adesso. Aiutami, Drell. Farò tutto quello che vuoi. SSC, abbassa l'arma, figliolo.
si tolga di mezzo. Io me ne vado e lui viene con me. Hanno dei cecchini all'esterno. Non mi sa... Al diavolo. Talid, esci da lì. Sì, sì, vado. Prendete il ragazzo in custodia. Figlio di cagna! A tuo padre non resta molto tempo, Koliath. Sta cercando di rimediare ai suoi errori. Quindi sei venuto a chiedermi perdono, in modo da poter morire in pace o cosa del genere? Sono venuto per portarti la pace. Sei arrabbiato perché io non c'ero quando è morta tua madre. Non c'eri quando era viva. Perché avresti dovuto esserci quando è morta? Tua madre l'hanno uccisa per arrivare a me. È stata tutta colpa mia. Cosa? Dopo che il suo corpo è finito negli abissi, io sono andato a cercarli. I pesci grossi, i capi. Li ho torturati e infine uccisi. Quando sono tornato da te, eri più grande. Sarei dovuto restare con te. È un peccato che tu abbia atteso così a lungo, eh? Koliath, ho liberato il mondo da molte cose cattive. Tu sei l'unica cosa buona che vi ho portato. Questa non è una conversazione da tenere davanti a sconosciuti. Ragazzi, portate Koliath e suo padre al distretto. Metteteli in una stanza e lasciate loro tutto il tempo che gli occorre. Mi sorprende che gli permetta di farlo. Credi che sia l'unico uomo che abbia sbagliato nel crescere un figlio? Devo tornare al distretto. Andiamo, ti darò un passaggio. Che sono lì dentro. Il ragazzo ne ha passate di brutte. Ho fatto alcune ricerche nell'archivio dell'SSC. Circa 10 anni fa venne ucciso un gruppo di criminali, come se qualcuno avesse fatto pulizia. Il sospettato principale fu un Drell, ma non lo prendemmo mai. 10 anni sono un sacco di tempo. Probabilmente il responsabile non esiste più. Sì, immagino che tu abbia ragione. Com'è successo? I nostri problemi non si possono risolvere con poche parole. Continuiamo a parlare e vediamo cosa succede. Il tuo ragazzo ha sparato a delle persone. Nessuno per cui io provi compassione, ma tant'è. Ho visto quei tizi mettere a soqquadro attività commerciali e minacciare gli umani. Già, ma non può cavarsela così. Il ragazzo vuole fare la differenza. Lo assegni a un servizio comunitario. Un servizio comunitario come condanna per tentato omicidio? Quale giuria approverebbe? Nessuna che io conosca. La cosa dovrà restare fuori dalla magistratura, all'interno dell'SSC. Interessante, ci penserò. Grazie, capitano. Ti serve qualcosa? Hai un momento per parlare? Certamente. Scusa se te lo dico, ma tu non sembri affatto un assassino. Forse hai visto troppi mercenari che pensano basti avere una bella corazza per diventare professionisti. Gli Anar hanno addestrato il mio corpo per questo ruolo fin da quando avevo 6 anni. Hai ucciso fin da quando avevi 6 anni? Certo che no. La mia prima uccisione è stata a 12 anni. Mi stavano addestrando. Non intendevano usarmi e gettarmi via. Ero un investimento. Eri un bambino, non un investimento. Ti ho dato l'idea sbagliata. Loro mi stimavano. Sì, come risorsa, ma anche come persona. Loro
rimpiangevano di aver bisogno di me. Gli Anar, oltremodo cortesi, venerano i Protean. Non mi sembrano i tipi da addestrare assassini. Ogni specie addestra degli assassini. L'unica differenza è che gli Anar hanno bisogno di altre specie per compiere i loro omicidi. Hanno una presa forte delle tossine naturali. Ma li ha mai visti muoversi velocemente fuori dall'acqua o sparare con una pistola? Perché i tuoi genitori hanno accettato? L'accordo era stato stretto seguendo il contratto. Era un onore per la nostra famiglia. Il contratto? Viviamo sul pianeta natale degli Anar perché ci hanno salvati, alcuni di noi, dall'estinzione. Gli dobbiamo la vita. Questo è il contratto. Quali sono esattamente i termini del contratto? Ci sono molte cose che gli Anar non possono fare, anche con aiuti meccanici. Chiedono ai Drell di assisterli. Non può essere legale. Hanno reso schiava tutta la tua specie. Non insultarmi, Shepard. Chiunque può rifiutarsi di servire. Pochi lo fanno. Dobbiamo la nostra esistenza agli Anar. Siamo orgogliosi di ripagare il debito. Da come li descrivi, gli Anar sembrano dei deboli. Qui fuori lo sono. Ma se tu potessi vederli nell'onnicomprensivo, l'oceano di Kage, la penseresti diversamente. Un ruscello argenteo nell'oscurità. Mulina, si immerge, così di luce da sfuggire allo sguardo. Nell'acqua vibrano risate simili a grida di bambini. Fluttuano sulle scure acque marine, come uccelli avvolti dalla luce dei cieli. Perché la tua specie si stava estinguendo? Sovrappopolazione. Ti sembrerà banale. Gli umani hanno sviluppato il motore per luce prima che il problema diventasse critico. Il nostro pianeta natale, Ragana, aveva poche risorse. Non avevamo neanche sviluppato l'energia da fusione, che il suolo stava già collassando per gli abusi e l'inquinamento. Gli Anar ci trovarono un secolo fa. Inviarono centinaia di navi, evacuando migliaia di noi. Dovemmo lasciarci alle spalle miliardi di nostri simili. In che condizioni si trova ora Ragana? Hai mai letto i vostri filosofi? Un uomo di nome Thomas Hobbes. Quando l'intero mondo è sovrappopolato, l'unico rimedio è la guerra. Guerra che si prende cura di ogni uomo, con la vittoria o con la morte. Mentre Ragana moriva, la mia gente si massacrava per pochi sorsi d'acqua, per poche briciole di cibo. Ma tu non uccidi più per gli Anar, sei indipendente. Cos'è cambiato? Ho dormito per lungo tempo, sì. Non prestavo attenzione a ciò che veniva chiesto al mio corpo, ma poi... Il mirino laser tremola sulla sua fronte. Una pressione dell'indice ed è morto. Poi l'odore di spezie nella brezza primaverile. Occhi del colore dell'arcobaleno mi guardano con sfida. Il laser si abbassa. Scusami, i Drell scivolano facilmente nei ricordi. Era uno dei tuoi omicidi? Ah, sì. Forse potremmo discuterne più tardi. Ti ho già fatto perdere troppo tempo.